coreati e sulla reale dimensione di essi in Campania, i mezzi e le tecniche di contrasto mediante un convegno tenutosi nella Scuola di Medicina dell'Ateneo al centro di Napoli. Una terra, la Campania, che rivendica la straordinaria unicità in Italia e nel mondo per ricchezza e qualità dei prodotti agroalimentari. Per questa ragione, prima si porrà fine allo scempio perpetrato negli anni e prima vi sarà una ripresa sociale, sanitaria, economica e civile. Ascoltiamo il magistrato Giancarlo Caselli, presidente della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare e il presidente di Coldiretti Campania, Gennarino Masiello. È una legge che rappresenta per svariati punti un passo avanti importante. Ci sono nel tempo stesso alcune criticità che molti commentatori hanno sollevato, che dovranno essere verificate con le prime applicazioni e le prime, come dire, i primi assestamenti giurisprudenziali. Ma certamente il positivo, almeno a mio giudizio, come valutazione complessiva di primo bilancio, prevale anche sulle criticità, sulle perplessità che si possono sollevare. Ma è un bel tema, evidentemente è una bella occasione quella oggi di fare un'operazione verità e raccontare come stanno fino in fondo le questioni e soprattutto ridare alla Campania quell'immagine di una regione importante, una regione capace di produrre veramente delle ottime produzioni, ma soprattutto uno stile di vita e la qualità della vita che tutti ci invidiano.